Signor Presidente, con vero orgoglio che abbiamo potuto schierare qui il sistema Italia, personale civile in rappresentanza della nostra ambasciata, dell'ufficio ICE, della nostra addettanza militare e poi uno schieramento interforze quasi, sono le varie componenti delle nostre collaborazioni in campo militare, addestrative, ma anche i nostri ufficiali presenti alla base di Al-Udeid, non tutti perché alcuni naturalmente stanno lavorando. A lei la parola. Grazie ambasciatore, è davvero un piacere incontrarvi, salutarvi e ringraziarvi per il lavoro che svolgete. La composizione articolata è interessante, dimostra quanto siano intensi i rapporti tra Qatar e Italia, sono non soltanto di grande collaborazione ma di sincera amicizia. Questa mattina con l'Emiro abbiamo registrato ancora una volta quanto sia salda questa amicizia tra i nostri paesi. L'avevamo riscontrato 2 anni fa e 4 anni fa a Roma in occasione delle sue visite in Italia. Questa volta sono stato molto lieto di venire io qui a rendergli visita in Qatar e l'incontro abbiamo avuto con la delegazione che lo affiancava e con la delegazione che mi accompagnava, particolarmente col sottosegretario agli esteri, abbiamo registrato ancora una volta quanto sia ampia la collaborazione tra i nostri paesi, sotto ogni profilo, su quello politico, quello economico, e lì c'è una buona attività da svolgere, quindi grazie per quanto fanno gli addetti dell'ICE, e su quello culturale e su quello della difesa. Su ogni profilo la collaborazione è molto intensa. Questo naturalmente moltiplica il lavoro della rappresentanza diplomatica, lo rende molto più intenso e quindi mi rendo conto che la vostra attività sia fortemente impegnativa, con ritmi anche piuttosto intensi, che la mia visita avrà forse ulteriormente accelerato e me ne scuso perché la mia visita avrà comportato un certo lavoro supplementare, ma il risultato di questo lavoro è eccellente. Gli effetti di questo lavoro sono veramente di grande soddisfazione per il nostro Paese e per l'amicizia con il Qatar. Ci sono tante attività, tanti versanti, tanti settori con cui collaboriamo, tra questi quello della difesa, che è particolarmente intenso e di grande significato e valore. La collaborazione, le esercitazioni svolte mesi fa qui insieme con la Brigata Garibaldi in ottobre scorso, la collaborazione addestrativa, la presenza sono di grande significato e rafforzano l'amicizia. È un paese di grande interesse questo, dinamico, pieno di energie che si vanno via via sprigionando, facendo crescere l'attività e la realtà di questo paese. Abbiamo anche parlato molto con l'Emiro della situazione internazionale che raffigura e rappresenta diverse tensioni e diverse preoccupazioni. Abbiamo parlato ampiamente naturalmente della Libia, registrando come occorra seguire le indicazioni e le conclusioni della conferenza di Berlino perché il cessate il fuoco sia realmente efficace e permanente e perché su questo si costruisca un percorso politico che unifichi il Paese, un percorso politico che stabilizzi il Paese, che coinvolga tutte le sue parti sotto la guida delle Nazioni Unite e del loro rappresentante. Abbiamo registrato anche, come accennavo, sul piano culturale una grande collaborazione e interessi comuni con questa mattina ho visitato il museo che è veramente di grande fascino, raccoglie insieme il passato, il presente e le prospettive di questo paese così dinamico. E in tutto questo dinamismo si inserisce il nostro Paese con una forte collaborazione. Questo passa attraverso la vostra opera, io ringrazio l'ambasciatore per questo, che arrivato da poco si è
pienamente impadronito dei temi e dei profili del Paese, e ringrazio molto tutti voi, l'attività diplomatica, quella consolare, quella commerciale, quella militare, quella della collaborazione tra le forze armate sono particolarmente importanti e preziose per il nostro Paese. Grazie per quanto fate e auguri. Grazie, onorevole Presidente. Io devo ricevere, sono il capo presidente della Salone Militare qui. È particolarmente importante per un momento. Gente che non è lo scrittore, sono il capo del contingente ad Aludei, che è la Salone Militare. Colonnello Tiberi, sono arrivato oggi. Sì, buon lavoro.